l'11 di settembre, giovedì, incontro alla Federal Reserve con la presenza del Tesoro, i due acquirenti, Bank of America e Barclays di Lehman, e i miei potenziali che avevano fatto due diligence ed erano pronti a fare l'offerta finale e chiudere entro il weekend. All'incontro decisivo, la due diligence, per cui l'analisi dei conti, aveva portato alla richiesta da parte dei compratori, di uno un po' più dell'altro, di una riduzione del valore del patrimonio della Lehman a zero. Noi avevamo in quel momento 28 miliardi di equity, post quell'aumento che ti avevo detto di 12, i potenziali compratori hanno detto: una, a me va bene, compro tutti i 600 miliardi di attivi, ma pago un miliardo l'equity, e l'altro, non voglio fare nomi, ha detto meno due, cioè mi dovete trovare qualcosa, 2 miliardi perché io lo compri, oppure una riduzione del debito. Per cui mark to the market, cioè in quel momento il valore di mercato dei nostri era o più uno o meno due. O più uno o meno due. Il mercato esprimeva che gli attivi tipo Lehman valevano X% in meno di quanto li avevamo tenuti in bilancio fino al, ti ho fatto vedere poco fa, il bilancio del 31 agosto. No? Al 12 settembre i signori che avevano il bilancio davanti hanno detto: va bene, però noi vogliamo un ulteriore sconto. Quello è il mercato. Sì. È il prezzo di bid. Quando al Tesoro americano, alla Federal Reserve, si è visto che il vero mercato era 10% in meno, cioè 30 miliardi in meno, 28, alcuni signori chiamarono Merrill Lynch e gli hanno detto: guarda che alla Lehman è meno 10. Lui ha detto: se è meno 10 io sono fallito. Hanno chiamato il Tesoro e gli hanno detto: guarda che io ho un problema, perché se c'è 10% di sconto ulteriore, anche il nostro capitale è eroso completamente. Allora uno di questi due, Bank of America, fu dirottato a salvare Merrill Lynch quel weekend. Noi fummo lasciati dalla Barclays, che confermò l'offerta, firmò gli accordi subject to Banca d'Inghilterra normalmente. La Banca d'Inghilterra ebbe paura a portare nel suo, diciamo, coacervo 600 miliardi di debiti e chiese supporto alla banca americana, Federal Reserve. Lì ci fu probabilmente un cortocircuito di informativo, e alla domenica pomeriggio non ci restava altro che portare i libri in tribunale.